Buongiorno ragazzi, benvenuti alla lezione di lingua italiana per l'ottava classe. Il nostro tema di oggi è l'Europa a tavola. Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na današnji virtualni sat talijanskog jezika. Naša današnja tema je Europa za stolom. Na kraju ove lekcije moći ćete imenovati razne vrste tipičnih jela iz europskih zemalja. Razumjeti kratak tekst o tipičnim jelima europskih zemalja. Dopuniti tjedni jelovnik sa specifičnim informacijama. Pročitati i razumjeti kratak tekst o pripremi recepata. Pravilno koristiti glagolske oblike perfekta i imperfekta. Za današnju lekciju potrebno vam je bilježnica, olovka ili kemijska, kompjutor i internet veza. Per la lezione di oggi vi je necessario il quaderno, la matita o la penna, il computer e la connessione internet. Važna napomena. Video lekciju možete zaustaviti u svakom trenutku. Potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Siete pronti? Cominciamo! In questa attività ascolterete un dialogo tra due amiche, Anna e Martina, davanti alla mensa scolastica. Prima dell'ascolto scaricate o scansionate la scheda di lavoro tramite il link el il QR. Durante l'ascolto completate la tabella con le espressioni mancanti. U ovom ćete zadatku poslušati dijalog dviju prijateljica, Ane i Martine, ispred školske menze. Prije samog slušanja učitajte radni listić putem poveznice ili skeniranjem QR koda. detekom slušanja. Popunite tablicu podacima koji nedostaju. Ako je potrebno, poslušajte tekst više puta. Davanti alla mensa scolastica. È l'ora di pranzo. Anna e Martina sono davanti alla mensa scolastica. Mamma mia, che fila! Non è mai così. Oggi hanno deciso tutti di mangiare in mensa. Sei sempre la solita, non leggi la bachecca e alle lezioni sei tra le nuvole, completamente assente. Quasi sempre. Cosa mi sono persa? Questa settimana nella mensa preparano i tipici piatti europei. Si tratta del progetto l'Europa a tavola. Wow, hai il menù! Sì, certo. Quale paese ti interessa? Comincio con la cucina francese. Martedì è dedicato alla Francia. Per pranzo ci sono la zuppa di cipolle, arrosto di maiale, patate e per il dessert le crêpe. Squisito! Scelgo adesso l'Inghilterra. Siamo a giovedì. Per merenda la spremuta e il panino con l'insalata, prosciutto cotto e formaggio spalmabile. E per pranzo sformato del pastore. E oggi? Oggi è lunedì e c'è la cucina italiana. Per merenda abbiamo mangiato la focaccia con mortadella e pomodorini e adesso ci aspetta il risotto alla milanese, l'insalata caprese e la panna cotta ai frutti di bosco. Ho già fame. Vado fino alla bacheca e faccio una foto dell'intero menù. Ecco la soluzione. Fermate il video e controllate. Vediamo insieme i piatti tipici di alcuni paesi europei. I piatti francesi sono: l'arrosto di maiale, il cornetto, la zuppa di cipolle, le crêpe, il mousse di cioccolato. Ecco i piatti italiani il risotto alla milanese l'insalata caprese la crostata seguono le specialità austriache la cotoletta vienese l'insalata di patate lo strudel di mele e infine le specialità inglesi lo sformato del pastore il panino reale con prosciutto insalata e formaggio spalmabile divertitevi con un gioco collegate l'immagine all'espressione corretta. Il QR potete scitare uspomocj linka ili skeniranjem QR code. Passiamo alla prossima attività. Leggete il dialogo. Il dialogo potete učitati uspomocj poveznice ili QR code. Potete scaricare il dialogo tramite il link o scansionando il codice QR. Tiecom citagna, zaustavite il video e ponomino ga pokrenite Ora rispondete se le affermazioni sono vere o false. Se è necessario, leggete il dialogo ancora una volta. Nakon što ste pročitali dijalog, riješite sljedeći zadatak. Odgovorite je li tvrdnja točna ili netočna. Prema potrebi, dijalog možete pročitati više puta. Tijekom rješavanja zadatka zaustavite video i ponovno ga pokrenite kako biste provjerili rješenja. Le ragazze consultano un libro di fantascienza. Anna e Martina scelgono tre piatti tipici. Gli ingredienti per lo sformato del pastore sono la carne macinata, le patate, i piselli. Gli ingredienti per il risotto alla milanese sono la pasta di Milano, lo zafferano e il formaggio grattugiato. Le crepe preferite di Anna sono con la marmellata di fico. Martina sa preparare le crepe. Controlliamo insieme. Le ragazze consultano un libro di fantascienza falso. Anna e Martina tre piatti tipici. Vero. Gli ingredienti per lo sformato del pastore sono la carne macinata, le patate, i piselli. Vero. Gli ingredienti per il risotto alla milanese sono la pasta di Milano, lo zafferano e il formaggio grattugiato. Falso. Le crepes preferite di Anna sono con la marmellata di fico. Falso. Martina sa preparare le crepes. Vero. Completate il seguente testo con il passato prossimo e l'imperfetto dei verbi tra parentesi. Potete scaricare il testo tramite il link. Oskansionando ili il codice QR. Zadatak možete učitati putem poveznice ili QR koda. Tijekom rješavanja zadatka zaustavite video i ponovno ga pokrenite kako biste provjerili rješenja. Kontroljamo Quando Ana e Martina erano piccole, dopo scuola andavano sempre a pranzo dalla nonna di Martina. La nonna faceva spesso le lasagne e un'ottima torta di mele. Adesso le ragazze frequentano la terza media e hanno imparato a cucinare. Sabato scorso hanno deciso di invitare la nonna a cena. Per cena hanno preparato gli spaghetti al pomodoro e tonno, l'insalata verde con mozzarella e pomodorini e per dessert il tiramisu. Sabato mattina le ragazze sono andate al mercato e al supermercato a comprare tutto il necessario per la cena. Hanno comprato anche le decorazioni per la tavola e le bibite. La cena era squisita e la nonna e le ragazze erano molto contente. Siamo arrivati alla fine della lezione. Controllate quanto avete appreso nella lezione di oggi completate il cruciverba. Potete scaricare l'esercizio tramite il link oppure scansionando il codice QR. Zadatak możete učitati uz pomoć poveznice ili skeniranjem QR koda. Zaustavite video i pokrenite ga po završetku zadatka. Eko le soluzioni. Autovalutazione. Samovrednovanje. Procijenite svoje postignuće sa molto bene, bene o così, così Znam imenovati razne vrste tipičnih jela iz europskih zemalja. Mogu razumjeti kratak tekst O tipici jeli europei. Possono compiere un jelovnik di giorno con informazioni specifiche. Possono usare le forme di lagone perfette e imperfette. Buon appetito ragazzi! La lezione finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione.